Quello che dobbiamo capire, quello che vorrei trasmetterti è che la nostra casa non è questa. La nostra casa è l'intero pianeta e a sua volta l'intero pianeta, la Terra, è sospesa nello spazio. Con i suoi 6 e 7 miliardi quasi di esseri umani è sospesa in uno spazio infinito. È questa la casa, questa è la concezione di casa che dobbiamo sviluppare. Entonces pienso que ahí donde tenemos que pensar que aquellos que sufren tanto en otro lado, podemos ayudarlo y darle la mano para equilibrar un poquito los valores. Creo que eso tenemos que aprender, que todos sufrimos de una forma u otra, pero aquellos que tienen la posibilidad que Dios le dio de tener más, es porque pienso que se lo ha dado porque se lo merece, pero también tenemos que aprender a compartirlo. Proprio con questa concezione di casa di tutto il pianeta, noi dobbiamo comprendere, penso che dovremmo tutti comprendere che sì, c'è la sofferenza individuale, ciascuno ha la sua problematica, ma coloro che hanno possibilità, che non è a caso che hanno delle possibilità materiali, devono occuparsi di coloro che invece queste possibilità materiali non le hanno, in modo da equilibrare il tutto. Questa è la concezione sua. Di pensiero. Y hoy van a ver materiales que Giorgio va a presentar, Pier Giorgio va a presentar un documental sumamente fuerte, Signo en el cielo, que la Virgen llora. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué está pasando? Ahí creo que Giorgio lo puede ir comprender, explicarlo bien y comprenderlos ustedes. ¿Qué está pasando en esta humanidad? La situación se va poniendo más crítica. Pero con esta imagen que ustedes van a ver, tal vez les cierre algo de lo que yo les estoy diciendo. Io penso che quello, il filmato che vedremo tra poco, che presenta la vita di Giorgio, presenta tanti segni e tanti eventi che stanno accadendo, segni nel cielo, segni in terra, lacrime di sangue, cioè segni forti, immagini molto forti, io penso che aiuteranno tutti voi, aiuteranno a comprendere meglio quello che io ho cercato di dirvi adesso. Entonces, eso es FUNIMA Internacional y Fundación UNI Mañana. Esa es la ocupación. Entonces, era como presentarle un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, le quiero de todas maneras agradecerle a todos ustedes y a aquellos poquitos que, o muchos que nos puedan ayudar, bienvenido es. Y creo que el Cristo algún día tendremos que rendirle cuenta y la cuenta se rinde con la acción. Quindi vi ringrazio tanto, tantissimo. Io vi ho spiegato in sintesi quello che è la FUNIMA International, la FUNIMA. Vi ringrazio tanto per tutto quello che potrete fare. Vi chiedo di aiutarmi, di aiutarci perché sono le azioni quelle che contano. Quando, una volta che lasciamo questo corpo e rendiamo conto a Dio di quello che siamo, lo faremo attraverso le azioni. Grazie a tutti. Buon giorno.
E poi sono ritornato anche altre volte negli anni 90 e adesso sono qui, quindi è una bella città. C'ha i suoi problemi, ovviamente, come ce l'hanno tutte le città del nostro disgraziato e martoriato paese italiano, però c'è anche il lato positivo, c'è bella gente, buonissime persone. Persone che vogliono cercare la verità, e questi ragazzi che hanno fatto questo gruppo, che hanno organizzato tutto questo, hanno organizzato l'arrivo di questo missionario, mio amico mio, Raul, che viene dall'Argentina per aiutarlo. Io sono stato lì 5 anni tra l'Uruguay e l'Argentina e ho visto la realtà di questi bambini. Anche lì c'è, sembra, è venuta a vedere se noi ci rubavamo i soldi oppure se i bambini esistevano veramente. No, lì ci è venuta perché sapeva cosa c'era lì. Però è venuta a dare testimonianza a Mola, che ha visto che questi bambini che c'erano lui veramente, che ricevono gli alimenti e gli aiuti che noi gli mandiamo dal nostro paese italiano, che è anche generoso, non è solo mafioso, non è solo corruzione, non è solo opulenza, è anche un paese generoso l'Italia, in particolare il sud Italia, il nord Italia, tutta l'Italia, ci sono anime generose e buone. E questo Raul lo sa, e è venuto per questo, anche per ringraziare il lavoro che facciamo insieme con lui, perché il messaggio di Gesù Cristo non è solo parole, non deve essere spiritualità o comunque discorsi che riempiono l'anima, bisogna fare qualcosa di concreto e ognuno di noi fa quello che può. Noi abbiamo scelto di aiutare questo missionario, speriamo di portare a compimento tutti i progetti che lui ha a cuore con questi bambini. Nel frattempo facciamo anche un altro lavoro molto importante. Questo lavoro che di fatto, come avete visto nel documentario molto bello che ha creato la televisione dell'Uruguay, io non ho aiuti nella diffusione del mio messaggio nella mia patria, è stato sempre così. C'è detto nel Vangelo, nemo profeta in patria, io non sono un profeta, ma è un detto. E sempre fuori dal tuo paese trovi le persone che ti possono aiutare. Le televisioni del Sud America hanno fatto questo documentario, obiettivo di tutta la mia vita, dall'inizio fino ad oggi. Quindi questa missione adesso è ormai alla conclusione. È il cuore di questa missione, di tutto quello che avete visto, che avete sentito stasera, e soprattutto dalle immagini che avete visto. Il cuore di questa, missione, al centro di questa missione c'è un personaggio, importante, il nostro massimo punto di riferimento, nel quale gira intorno tutta la nostra attività. Questo personaggio, questo maestro, si chiama Gesù Cristo. E il motivo per cui io stasera sono qua, lo stesso motivo per il quale ieri ero a Bari, lo stesso motivo per il quale io andrò in giro per l'Italia nei prossimi 3-4 anni, soprattutto nel sud, che è la mia terra, dalla Sicilia in su, è proprio questo. Dargli un messaggio che viene da questo Maestro, Gesù Cristo. E questo messaggio è un messaggio carico di grande speranza, ma anche di carico di estrema gravità e di ammonimento. Racchiude